Buongiorno, stamattina voglio provare una colazione un po' diversa dal solito e ne approfitto perché nella spesa di Esselunga mi hanno omaggiato di questi biscotti di Albusera, cereali G, granola e frolla e voglio provare ad abbinarli a un kiwi per cercare di fare una settimanina detox. Più che detox, vi dico, eliminando un pochino i super dolci che io mangio di solito, perché io ho necessità di mangiare dei dolci, non bevo caffè, non ho altri vizi particolari, di conseguenza per me è importante avere qualche sfizio e soprattutto mangiare quello che ritengo opportuno. Quindi vorrei provare a cambiare un po' la colazione, giusto? Piccoli passi, ve ne avevo parlato su Instagram e seguitemi anche lì, mi trovate come Filomena Amore, vi lascio sempre sotto nell'info box il nome da cercare. Mi avevate date un sacco di dritte, ragazze, però per lo più consigliavate yogurt e a me non piace lo yogurt, caffettino, io non bevo il caffè e latte, a me non piace il latte, cioè per me è veramente una situazione particolare quella della colazione. Vi dico che io mangio nell'ultimo periodo, da quando c'è stato il lockdown, a colazione sempre un po' di Nutella perché comunque mi dà la giusta carica, perché comunque il mio corpo la smaltisce bene, quello è fondamentale, visto che ci sono parecchi zuccheri, dovete vedere sempre l'effetto che fa sul vostro corpo e quindi a colazione mi fa piacere mangiare sempre un po' di Nutella. Ora vorrei provare, visto che durante le vacanze ho approfittato un po', perché magari ci usciva il cornettino anche la sera, eccetera, eccetera, vorrei provare a mangiare un po' diverso. Però dobbiamo vedere questi biscotti come sono, perché in ogni caso altrimenti dovrei andare a sceglierne io uno che possa piacermi. E non lo so, ovviamente abbandonare la Nutella mai, 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 perché è una cosa che a me piace. Proviamo un'altra cosa. Voi lo sapete il trucchetto di mangiare il kiwi col cucchiaino? Io non lo sapevo, l'ho scoperto pochissimi anni fa, perché sempre tutte le volte, ma ancora oggi, lo sbuccio e poi lo mangio. Ho scoperto però questa cosa che è super comoda. Praticamente voi lo tagliate a metà e poi lo mangiate con il cucchiaino come se fosse, insomma, un dolce, diciamo così. Ovviamente deve essere piuttosto morbido, altrimenti è un po' complicato. Comunque, niente, volevo darvi il buongiorno, iniziamo questo video così. Io dopo sono con Megan, andiamo dal dentista per Megan e poi devo tornare da Lidl a riportare il robottino, quello, avete visto il video dove vi faccio vedere il robottino, quello da cucina rosa, l'altro, quello con la scatola ammaccata, lo riporto insomma. Anche se in realtà volevo andarci quando inizia il volantino delle cose beauty perché ci sono diversi prodotti che volevo provare. Però devo vedere bene la data, perché non avendo io il volantino dietro va a finire che vado lì e non c'è, e non è proprio vicinissimo a casa mia, quindi vorrei evitare. Comunque si fa colazione e ci aggiorniamo dopo. Ragazzi, il biscotto si presenta così, alquanto bruttino, devo dire, però ora lo assaggiamo. Dentro dovrebbe esserci albicocca, arancia e mandorle, e dietro dice anche meno 30% di zuccheri, ricchi di fibre, 100% integrale, ricchi di magnese, frumento, in zuppa, sbriciola, sgranocchia, segale, avena. Vabbè, tutte tante belle cose, vi dico la verità, però dobbiamo vedere com'è il sapore. Non è male, però è deprimente. Invitato a mangiare gli abbracci con la Nutella. Così, ci sono anche dei pezzettini dentro, sembra di mandorla o di arancia. Ok, era albicocca, siamo su scurdale. Non è male, però andrebbe inzuppato in qualcosa. In realtà avrei anche un latte da provare, che mi ha sempre omaggiato Esselunga quando ho fatto la spesa. Nocciola, avena e noce. Può darsi, magari lo inzuppo in quello, vediamo com'è. Magari scopro una nuova colazione. Ma la questione è che, ragazzi, non bevendo neanche io caffè, non mangiando dolci, eccetera, particolari, io ho bisogno di energia e la Nutella mi dà la giusta carica. Quindi un pochino o comunque un altro dolce al cacao, io ne ho bisogno veramente perché tutta la giornata non prendo caffè. Quindi mentre magari le persone si fanno due o tre caffettini al giorno, cappuccino, le cose, io no.
quindi ho necessità insomma di un po' di energia da quel punto di vista. Comunque male non è, deprimente sì. Il Il latte che vi dicevo è questo di Adez, bevanda vegetale, non è un latte, scusatemi, è una bevanda vegetale, ed è appunto vitamina D e calcio, nocciola, noce avena. L'ho messo in frigo, bello fresco, ora lo assaggiamo, vediamo se mi piace. E vi dico, per me è una cosa particolare, quella che sto facendo, perché dice mamma mia, oh, ti stai a bere una bevanda vegetale, un biscotto con la granola. No, per me non è così, perché io sono molto conservatrice da questo punto di vista, mi piace mangiare le mie cosine, quindi sto facendo un esperimento nuovo, magari per spingere anche qualcuna di voi che come me mangia, tra virgolette, male a colazione, che poi ognuno mangia quello che gli pare, facciamo, cioè, siamo insomma precisi da questo punto di vista. A me le regole alimentari non mi sono mai piaciute, ovviamente. Tutto, se esagerate, fa male. E quindi niente, per me è un bel esperimento. Proviamo ad assaggiare. Ragazzi, ma non ha odore, è normale? Non ha odore. Assaggio. Oh. Io sono come i bambini, cioè le cose nuove per me, no, cacca. Così proprio. Cioè le cose nuove di queste troppo particolari, sono più terra terra, insomma. Allora, male non è. Si sente la noce, poi la nocciola, c'è anche un po' di medicina. È strano, un po' strano. Continua a bere. Ed ecco qua, ragazze, vedete? L'ho tagliata a metà e lo mangiate col cucchiaino. Magari ho scoperto l'acqua calda, ma io fino a qualche anno fa non lo facevo. Ed è super comodo, tipo questo qui adesso è morbidissimo. E non vi sporcate le mani soprattutto. È tutto più veloce e sistemato. Comunque, i biscotti inzuppati sono un po' meglio. Devo abituarmi ai sapori, vi dico la verità. Buongiorno! Allora ragazzi, ritorniamo alle sane vecchie abitudini e andiamo ad aprire la degusta box del mese di agosto. A luglio non l'avete vista perché non so cosa è successo col Corriere Bartolini, non l'ho ricevuta, cioè praticamente risulta ferma da Bartolini dal 14 di luglio. Ho provato a chiedere spiegazioni, ma Bartolini insomma ancora non mi ha risposto, quindi stendiamo un velo pietoso. La prima volta che mi succede. Per fortuna quella di agosto è qui. Andiamola a scoprire subito insieme e non vedo l'ora. Eccola qua. Come sapete c'è sempre la brochurina con il recap di tutto quello che trovate all'interno, con i prezzi e con diciamo una breve introduzione sul prodotto. Di solito nella degusta box per tutte le nuove iscritte vi dico che trovate prodotti che ancora non sono in commercio, dei prodotti novità o comunque dei best seller. Tutti di ottima qualità ad un prezzo allucinante. Allora, box di agosto. Ok, qua troviamo un pochino di questo per Megan è carinissimo. Ci sono tutte le frutelle barrette in frutta per bambini. Ora le guardiamo. Poi c'è questa brochurina qui. C'è uno sconto per My Beauty Box. E poi no, vabbè. Vabbè, dovete sapere che io sono già in mood Natale, non vedo l'ora. E c'è, spero quest'anno di riuscire a prenderlo, il calendario dell'avvento, tutto da gustare di Degusta Box. Eccolo qua. Allora, partiamo subito. La prima cosa che vediamo sono questi sacchetti di Plasmon che si chiamano i puff dei bambini e sono zucca e carota. Carota e pomodoro non fritti e senza sale aggiunto dai 12 mesi in poi. Questi li assaggerò anch'io sicuramente perché cerco sempre degli snack alternativi buoni e li farò assaggiare anche a Megan, magari dargliela appunto come snack. Il prezzo che trovate insomma in vendita è di 1,20 € a confezione. Poi andiamo avanti. L'oro, eh sì, per ricominciare con le buone colazioni ci volevano di Mr. Day. Questi sono dei muffin con pepite di cioccolato fondente e questi muffin qui vengono 2,19 € senza lattosio e senza proteine del latte, ideali per iniziare alla grande la giornata. Andiamo avanti, ragazze. Ah, le bottiglie. Sapete che quando ci sono liquidi da bere, mio marito è super contento perché adora le cose
le bibite, insomma, in generale, ma mi sa che queste cercherò di fregargliele e di berle io, visto che si tratta di Vitasnella depuratè, tè alla pesca in acqua Vitasnella con erbe depurative rosa, canina e melissa, mentre quest'altra al limone, sempre con rosa, canina e melissa, con estratto di foglia di tè, senza zuccheri e senza calorie. Il prezzo di queste due è di 99 centesimi l'una. Questi sono sempre super apprezzati perché nella quotidianità, insomma, beviamo succo alla pera, tra le altre cose è il mio preferito in assoluto. Skipper 3 da 200 ml senza zuccheri aggiunti, questa cosa mi piace molto, solo 30 kcal per 100 ml, 1,49 euro. C'è scritto entrambi i prodotti nella box, quindi ragazzi andiamo a vedere se ci sono anche quelli alla pesca. Eccoli qua. Dopodiché, andando avanti, troviamo Doria con questo prodotto qui, che sono legumi e spezie, sfoglie con cece e curcuma. Ecco, queste sfogliettine così io le sto adorando perché sono sempre alla ricerca di qualcosa che sostituisca il pane o comunque che sia uno snack salato, pronto e veloce. Questi, nello specifico di Doria, sono appunto, solo con ingredienti 100% naturali, cottura al forno e tante fibre e proteine. Mix di farine di legumi e spezie vivaci e colorate, 1,65 euro. Entrambi i prodotti nella box, quindi dovremmo trovare sia questi con ceci e curcuma, sia quelli con lenticchie rosse e paprika. E sicuramente me li dividerò con Gabri. Non vedo l'ora, vi dico, di assaggiare quelli con la paprika perché ho una predilezione particolare per questa tipologia di prodotto. E poi mi piacciono un sacco anche le lenticchie. Andando avanti, troviamo questa scatola qui che, ahimè, è rotta. Sapete che vi faccio sempre vedere la verità, dentro però è tutto chiuso, vediamo, sì, dentro è chiuso, si sarà rovinato durante il trasporto, ma lo segnalerò a Degustabox come faccio sempre. Allora, questi sono dei biscotti cacao e mandorle buoni, senza olio di palma, senza lattosio, con farina di riso integrale di Cereal. Allora, questi vengono, i biscotti, 3,50 euro la confezione, sono fonte di fibre senza lattosio, senza olio di palma, cacao e mandorle. Questi li assaggeremo, mi piace il fatto, insomma, che siano anche monoporzione. Andiamo avanti e troviamo lei per la gioia di Gabrielino. Allora, il prodotto del mese è questa Ceres non filtrata, praticamente appunto ha la luppolatura a freddo, che ha un aroma sorprendentemente agrumato. Faremo fare il test a Gabrielino e vi farò sapere, magari lo facciamo proprio nel video. Nonostante il suo essere grezza, la fa rimanere morbida, appunto giusto sul palato, 1,49 euro. Questo appunto è il prodotto del mese. Ultimo prodotto che trovo all'interno della box sono le Delgam Microtech e sono appunto una freschezza più intensa, si rinnova con dei microgranuli che la rendono ancora più gradevole. Fuori casa, se non c'è lo spazzolino, c'è Dega, questa pubblicità qui la conosciamo tutti, e questi vengono due pacchettini, 2,99 euro. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto, ma vi dico ragazzi che ci mancano dei prodotti nella Deluxe Box. Ora chiederò spiegazioni come sempre perché mancano le fruttelle, c'era la brosciolina con le fruttelle per bambini. E manca anche una bibita di Hades ai cereali, quindi io invierò immediatamente una mail, una cosa strana perché non mi sembra sia mai successo, e anche il Ringo, c'era anche il Ringo, però era un regalo. Comunque è strano, vi dico, perché non è mai successa una cosa del genere, voglio capire che cosa è successo. Fate anche voi così, ragazzi, quando vi succede qualcosa, a prescindere da Degustabox, scrivete sempre una mail per avere informazioni. Comunque, la Degustabox, lo sapete, io la utilizzo ormai da anni, mi ci trovo benissimo, riesco sempre a provare dei prodotti nuovi o comunque dei best seller, delle novità. Potete fare l'abbonamento e potete disdirlo in qualsiasi momento, vi lascio il link nell'info box per provarla anche voi, per provare il primo mese a soli 10,99 € anziché 15,99 €. Niente, io riporto tutto in cucina. Eccomi ragazzi, allora sono stata da Lidl, non vi ho ripreso niente nel negozio perché andavo piuttosto di fretta, però voglio farvi vedere che cosa ho preso, perché ho preso sia delle cose in offerta dal volantino non food, sia delle cose da mangiare interessanti. Partiamo subito. Quando li trovo li prendo sempre e sono i miei carciofi grigliati. Ormai avete imparato a conoscermi, sapete che mi piacciono molto queste verdure già pronte, senza altre cose aggiunte, e quindi insomma grigliati, poi sono buonissimi, più buoni che lessi, secondo me, e li ho presi.
Un'altra cosa che avevo assaggiato tempo fa e mi è piaciuto un sacco da Lidl è il prosciutto cotto al rosso. Ragazzi, se non avete mai mangiato il prosciutto cotto al rosso, ma non penso, assaggiatelo perché è veramente veramente buono. C'ha quel quid in più, insomma, rispetto al prosciutto cotto normale, che io ormai da solo non lo preferisco più. Va bene sulla pizza, va bene nelle focacce, nei salti in bocca, ma sicuramente non va bene da solo, io non lo preferisco più, quindi ho preso questo al rosso. Eravamo a corto di latte al cioccolato, quindi ne ho prese 3 confezioni, e questo di Lidl, Megan dice che è piuttosto buono. Ho voluto poi provare questi. Allora, io adoro i Togo, li metto in frigo e uno tiro l'altro, praticamente tra pranzo e cena o 2 giorni li finisco. Ho preso questi che dovrebbero ricordare un po' i Togo, non lo so, ditemi se voi li avete mai assaggiati. Vediamo, se mai dovessero assomigliarci, tanta roba perché vengono pochissimo. Vi segnalo un prezzo super conveniente sull'oro. Questi sono i Sì e No XXL di Fiorentini, appunto mais, bio. E Gabri me l'aveva chiesto, li voleva, però non gliel'avevo presi perché di solito i sacchettini da pochi grammi costano un sacco di soldi. Questi venivano solo 1,29€, mi sembra. Quindi ne ho prese 2 confezioni. Necessità di carboidrati quotidiani, pane. Mi mancava anche la carta per le mani, vi dico che non l'ho trovata particolarmente conveniente, perché comunque 2 maxi rotoli vengono 1,89€, non è male, però alla Coop costa meno. Dopodiché erano in un cesto di offerte questi stampini qui, che praticamente sono gli stampini con, vedete, la faccia di unicorno per metterli al forno e fare dei dolcini. Vi dico, quando sono andata alla cassa e ho chiesto quale fosse il prezzo, ma ormai l'aveva già battuto, in realtà non era sconto e li ho presi lo stesso. Mi dispiace il fatto che la scatola è rovinata, non ce n'erano altri, quindi ho pensato proprio fosse a sconto. Invece da Lidl spesso e volentieri un po' di confusione tra i vari cesti, e quindi questo non era sconto. Ero andata stamattina principalmente per prendere lui, che volevo da tanto tempo, solo che non lo trovavo mai disponibile su Amazon, quindi ora che c'era appunto la vendita da Lidl ne ho approfittato, ed è questo qui, che è un massaggiatore viso al quarzo. Praticamente la parte più grande, ragazze, fate le guance, la fronte, insomma. Per la parte più piccolina invece andate a massaggiare il naso, comunque le zone perioculari, e vi devo dire che non vedo l'ora di utilizzarlo. È appunto un rullo a quarzo rosa, vi dico qualche altra cosa che c'è scritto dietro: ideale per la cura quotidiana del viso, stimola la circolazione sanguigna per un aspetto vitale più solido della pelle, rilassa la muscolatura del viso, rullo grande per guance, fronte, mandibola e nuca, ecco anche la nuca quindi, e l'area più piccola per il naso e per gli occhi. Vi dico, questo lo potete utilizzare naturalmente anche con il vostro siero o la vostra crema, ma anche senza niente, però secondo me se ne approfittate, vi mettete la cremina e poi lo utilizzate, sicuramente va bene. E il prezzo era super accessibile perché mi pare venisse 6,99€, di solito costa sicuramente più di 10€, c'è anche verde. Dopodiché ho voluto provare queste barrettine qui che erano a sconto, anche se io vi dico tutti questi sconti, cioè ho preso diverse cose e pensavo di spendere meno, perché avevo visto degli sconti. Dopo controllo lo scontrino, queste qui che sono appunto delle barrette alle noci, diciamo, ci sono gli arachidi, ci sono come si chiamano, le mandorle, ci sono le mandorle, ragazzi, ci sono soltanto peanut, soltanto le noccioline, e va bene uguale. Io avevo visto le mandorle, non so, siccome che sono un poco ciecata, come diceva una famosa attrice, però le ho prese perché c'è il cioccolato e a me gli arachidi piacciono molto, quindi pensavo ci fossero anche le mandorle, poco male, venivano pochissimo, 1€ e qualche sciocchezza. Un po' di mais perché l'avevo finito, non mi ricordo se questo mi piaceva perché l'avevo preso un'altra volta, e non tutti i mais sono buoni, cioè diciamola questa cosa, non è che tutto il mais, io sono un po', non dico un'intenditrice di mais, però ho mangiato da piccola tantissime pannocchie fresche proprio, quindi un pochino me ne intendo. Aglio quasi finito, io lo utilizzo un sacco, quindi l'ho preso, e poi ho anche preso queste 2 confezioni di pomodoro, questo è il pacchino IGP, perché erano a sconto, venivano circa 95 centesimi se non erro, ma controlleremo anche questo sullo scontrino perché mi sa che io ho preso tutto a prezzo pieno.
Ho voluto anche provare e testare questa bevanda analcolica con potassio, altro non è che acqua aromatizzata, e questa al gusto limone e menta, appunto è un'acqua minerale naturale, zero zuccheri e zero calorie. Voglio provare ad utilizzarla, in mezzo litro, vi dico anche che c'era, anche col magnese, aveva tipo il gusto dello zenzero, io non mi piace molto, non lo preferisco insomma, più che altro non si digerisce bene, e quindi ho preso questa qui, la proverò, vi farò sapere come mi ci trovo. Megan ha voluto prendere popcorn e quindi li abbiamo presi, e poi un altro motivo per il quale era andata era per prendere lui questo attrezzo qui, che altro non è, ragazze, che un massaggiatore per i piedi. Praticamente lo potete utilizzare anche prima di farvi il pedicure in casa e, o anche semplicemente per rilassarvi. È appunto un massaggiatore rilassante con idrobolle e vibrazione, mantiene anche l'acqua calda, quindi questo è anche dei motivi per il quale l'ho preso. E poi ha tre accessori per il pedicure che sono questi qui, e veniva 25 euro, 24,99, una cosa così, e quindi questo è il motivo per il quale l'ho voluto prendere. Ok, questo era tutto, io metto a posto la spesa. Buonasera Gabrielino. Buonasera. Tutto bene al mare? Lo vedete, sembra che viene dal mare Gabriele? Te la sei messa la protezione questa mattina? No. Ma ti rendi conto? Ragazzi, sgridatelo tutti nei commenti, mettete pausa e sgridatelo che si deve mettere la... Cioè tieni un collo appicciato, guarda qua, il collo bruciato, non c'è l'azione. Complimenti, complimenti. Cioè c'ha tre creme diverse, quella per le nuvole, ma non c'entra niente le nuvole, ti bruci uguale. Comunque bene. Gabrielino ha apparecchiato, facci vedere un po' che ti stai mangiando, perché sono prodotti che le ragazze hanno già visto. Non lo conosco, perché l'ho trovato in tavola. E quindi mangi qualsiasi cosa senza neanche leggere che ci sta scritto. Stava mangiando questi che li ho aperti io prima, che sono quelli di Doria che vi ho fatto vedere la degusta box, legumi e spezie. Sono delle sfoglie con lenticchie rosse e paprika, sono buoni. Secondo me sono un po' secchi, asciutti. Ah, ma per fare l'aperitivo è ottimo. Ah, ok, quindi io questa ricetta è Gabrielino. L'unica cosa vi dico che a me all'inizio sembrava non sapessero di nulla, di conseguenza sono andata e me ne mangiavo uno dietro l'altro. A un certo punto è iniziato a venire fuori il tipo là, il peperoncino, non so che cosa c'è dentro. Ah, sì, tu. C'è un po' di peperoncino e sono andata a fuoco. Dopodiché, cosa stai bevendo? Facci vedere la lattina, Gabrielino. Giri, ciacca, fa ciacca. Ho fatto un assaggio di questa birra. Questa è la Ceres non filtrata che vi ho fatto vedere prima. Dici un po' com'è, dovrebbe essere... È una copia della... La sarda, come si chiama? L'icnusa? No, però aspetta, qui c'era scritto sulla brochure che nonostante sia non filtrata è comunque delicata. E comunque? Delicata e non grezza. Nonostante sia grezza, insomma. Hai il sapore. Detto la sarda comunque. Va bene. Dopodiché, vi ho fatto vedere nel... Non so se in questo video qua, in ogni caso, avete visto che ho comprato da Lidl. Però è buona. Ah, ok, quindi ti piace. Mm. Ho comprato da Lidl l'acqua aromatizzata, quella con il potassio, a menta e limone. Gabrielino, che beve le cose e i liquidi colorati, ma anche trasparenti in questo caso come se nulla fosse, se l'è bevuto tipo acqua, dimenticandosi che era menta e limone. Per la prima volta ha fatto una faccia schifata, vero? Non mi è piaciuta. No, ma perché non se l'aspettava. Invece a me è piaciuta molto, perché a me piace la menta, piace il lime. Però ovviamente senza esagerare, insomma, perché comunque quella lì è corretta, insomma, con col potassio, eccetera. Quindi, come procede questo? Si è apparecchiato tutto da solo? Sì. Veramente gustoso. Sì, ma noi mamma mangia, no? Perché te stai a mangiare tutta la busta di legumi e spezie che io me le devo mangiare io? Vabbè, ma è tutta roba secca, vedi? Ho capito, ma te mangia tutta la busta? No, no. Complimenti. Però dovete essere molto buoni, Ti piacciono? È vero, sono buoni. Si sente proprio il sapore della lenticchia. Però vi faccio vedere, ma perché è fatto della sfoglia, non è fatta con la farina, cioè è fatta con la farina di lenticchie. No, veramente buono. Eccole qua, ragazzi, vedete come sono? Però ho visto, l'unica cosa che in superficie c'è parecchio sale. Ci sono proprio pezzettini, eccoli là. Però è... Di sale, però sono buoni. Cosa. Ti devo dire però che il peperoncino si sente un sacco. Ah, c'è anche l'olio di girasole altoleico dentro. L'olio di girasole altoleico è il migliore, insomma, rispetto al linoleico, ha un ruolo molto preciso, soprattutto nelle alte temperature. Quindi io di oli tanto, quindi questo qui, stando sono cotti al forno ad alte temperature, è fondamentale metterci un olio buono, che per le alte temperature può essere l'arachide o il girasole altoleico. Quindi mi raccomando, non friggete con il linoleico, ragazze. Dopodiché poi magari una volta ne parliamo in maniera un po' più specifica di olio, se vi interessa.
E Gabriele, che ci vuoi raccontare? Com'è stata questa giornata lavorativa? Molto pesante. Infatti si vede l'abbronzatura. Comunque io come devo fare per farti No, ho ricordare? fatto almeno 30.000 passi. Wow! Perciò c'è il fisico bestiale, Sì, Gabrielino. vabbè. E figurati se I non passi, camminava. vabbè, sì. I passi fa bene camminare, No, smaltisce, sennò tutte queste schifezze che ti mangi, a parte queste qui sono sane, però le birre ti verrebbe la panza da birra. vero. Comunque ti Se volevo dovessi rispondere a passi, ci avrebbe lo stipendio. seria. Si pigliasse un euro per ogni passo che fai, saremmo ricchi. Sono poi un po' di operai mi fanno incazzare. Sì. Che si deve fare? Si devono sopportare. Comunque, che ti volevo dire più? Come io sempre c'è una testa, come si dice? La testa mi spartiglio i ricchi, no? Ah, glielo dici? Non si dice. Come Tiene la capo per dire? spartire i ricchi. Brava, è così. Complimenti, Gabrielino. Prima o poi dopo gli menano e lo devo andare io a difendere a Gabrielino. Ah, zizia e mucca gli ho detto No, oggi. Gabri, questo lo possiamo dire. Sarò ormai una gazza mucca. Non ti dormi gazza mucca, gli devi dire. Veramente. Va bene, Gabrielino, noi ti salutiamo, ti lasciamo al tuo aperitivo e Grazie. ci aggiorniamo presto su questi schermi. Va bene. Prossimamente. Va bene, arrivederci. Parliamo un poco di politica. No, non si parla di politica sul canale, si parla solo di Zio Gigi Roma. Ah, è quello sì. Di lui possiamo parlare perché io lo conosco e posso garantire per mio fratello, quindi sicuramente Vabbè, votare Luigi Roma vuol dire votare competenza, intelligenza, tante tante cose, un veramente, commento sulla scuola si umanità. dovrebbe anche fare uno È così. meglio che stendiamo un bello pietoso su Azzolina perché sennò. Oh, gli hanno fatto la canzone! Arriva la Zolina! La ministra Zolina! Poverina! Comunque va bene, Gabriele, noi ti salutiamo, è stato un piacere di Buona pazzi. scuola a tutti allora. Sì, a casa. Sì.